Lo shintoismo è il culto tradizionale del Giappone, che tra folklore e religione si colloca a metà fra pratica spirituale e filosofia di vita. La tradizione shintoista permea l'universo giapponese di meravigliose storie e leggende. Non poteva ovviamente mancarne una capace di giustificare un fenomeno così importante come la morte. È curioso notare come questa storia mostri alcuni punti in comune con le famose storie della mitologia greca, come il rapimento di Persefone e il mito di Orfeo Euridice. Per questa ragione, ascoltandola, potresti trovare dei punti sorprendentemente familiari. Secondo il Kojiki, la più antica cronaca esistente in Giappone, la morte giunse fra gli uomini a causa di una lite tra i due kami che generano l'arcipelago giapponese, Izanagi e Izanami. Accadde infatti che Izanami, moglie e consorte di Izanagi, morì a causa di un difficile parto. Disperato e incapace di trovare pace senza di lei, Izanagi si avventurò nel reame oscuro, lo Yomi no Kumi, alla ricerca dell'amata perduta. Qui, avendolo a lungo atteso tristemente, Izanami aveva già consumato del cibo di quei luoghi. Proprio come la greca Persefone, si ritrovò quindi impossibilitata a lasciarli, quando il suo amato finalmente riuscì a trovarla. Izanagi insistette così tanto che ella gli domandò di attendere senza guardarla, mentre chiedeva il permesso di partire ai regnanti del luogo. Tuttavia, Izanagi, proprio come Orfeo, non fu capace di mantenere la promessa e si voltò a guardare la consorte. Ciò che vide lo riempì di orrore. Il cibo dello Yomi no Kuni aveva reso Izanami orribile e immonda. Izanami, piena di collera e vergogna per essere stata vista in un simile stato, volse la sua ira nei confronti del marito, al punto che questi fu costretto alla fuga. Mentre Izanagi fuggiva, Izanami gli promise che la sua umiliazione non sarebbe rimasta impunita. Ogni giorno avrebbe mandato gli spiriti maligni dello Yomi no Kuni nel mondo terrestre a mietere 1000 uomini. A tale minaccia, Izanagi rispose che allora egli avrebbe fatto in modo che ogni giorno venissero alla luce 1500 nuovi uomini. Da allora, secondo la leggenda shintoista, la morte entrò nel nostro mondo, ma essa venne anche costantemente bilanciata da nuova vita.